Lady Renata Fraizzoli gradisce i fiori dei tifosi cesenati, davvero un pensiero carino, ma il regalo di Beccalossi è di quelli che non appassiscono. Un tocco di testa elementare e dopo soli 4 minuti la strada dell'Inter è già in discesa. Il Cesena, colpito a freddo, balbetta fino al quarto d'ora, poi riprende colore. Schachner, pressato, sciupa. Ci prova allora Garlini che fa fare bella figura a Bordon. Genzano non ha timori reverenziali nei confronti dei big. Dopo gli applausi per aver seduto Proasca per un tunnel a Bachleckner e un ricamo aereo su Beccalossi, prova da lontano. Bordon usa le mani e forse anche Bergamo. Il rigore è nell'aria, l'arbitro Redini lo fischia per i nerazzurri. Lucchi stende Serena, preferito da Bersellini ad Altobelli. Beccalossi trasforma il sesto penalty dell'annata. 2-0. Prima del riposo, Garlini, col piede meno comodo, prova a dimezzare lo scarto. Niente da fare. Ripresa coi romagnoli decisi quanto sfortunati. Schachner sta per esultare. Marini, cosa farà proprio sulla linea, lo fredda. Ma il centravanti austriaco si rifà al 18esimo. Stavolta il suo destro non incontra ostacoli. 2-1. L'Inter, in affanno di fronte a tanta determinazione, rischia più del lecito. Al generoso Filippi in girata risponde Bordon in tuffo. Dopo un tutto Genzano show, eccolo, il gol che chiude l'incontro. Recchi si oppone a Bagni, Oriali insacca il pallone del 3-1. Per l'Inter un'iniezione di fiducia, per il Cesena una flebo di preoccupazione. Ceccarelli, difensore implacabile e capitano del Cesena. Allora, uno scivolone interno che non ci voleva proprio. Beh, direi che, visto i risultati che sono successi sugli altri campi, a noi sarebbe andato meglio un pareggio. Comunque nel calcio ci stanno anche le sconfitte. Comunque abbiamo dimostrato di essere una squadra in salute e quindi ci fa ben sperare per il futuro. Ecco, l'aver incassato quel gol a freddo dopo 4 minuti naturalmente ha condizionato la vostra tattica di gioco. Beh, certamente quando vai in svantaggio ai primi minuti di gioco ci sembra un attimo di sbandamento. Poi non dimentichiamo che avevamo di fronte un Inter dove il centrocampo è si è dimostrato una squadra molto organizzata e secondo me con un Beccalossi veramente che ha dell'incredibile lasciarlo fuori la nazionale. Evaristo Beccalossi, doppietta personale, 2 punti conquistati dalla squadra in trasferta, però Fiorentina e Juventus continuano a vincere. Ma noi appunto abbiamo vinto qua a Cesena, che era un campo difficilissimo, comunque abbiamo vinto anche le altre, siamo ancora a 4 punti, però l'importante era da vincere ancora in trasferta noi. Cosa aggiunge questa vittoria al vostro morale? Ma ci fa senz'altro bene, anche perché domenica c'è il Milan e ci prepariamo anche per convincere i nostri tifosi che ultimamente in casa li abbiamo sempre delusi. Con quello di oggi ha realizzato 6 calci di rigore, in tutto ha segnato 8 gol nella stagione corrente. Non è che fai un pensierino alla classifica cannonieri? No, assolutamente. Anche perché preferivo magari fare qualche gol di più su azione e segnarne meno su rigore. Quindi Pruzzo può dormire sonni tranquilli? Ma penso di sì.